Matteo Ricci, oltre ai dubbi di Carlo Calenda, che sembra un po' essere stato escluso dal cantiere del campo progressista, c'è il veto del Movimento 5 Stelle nei riguardi di Renzi, che potrebbe far naufragare la coalizione proprio nella regione dove si poteva tirare un rigore a porta vuota, la Liguria, dopo la defenestrazione per via giudiziaria di Toti. Come mai? Noi abbiamo un compito importantissimo nei prossimi mesi. Da una parte dovremo continuare a rafforzare il Partito Democratico, perché vogliamo diventare il primo partito italiano. Per fare questo dovremo lavorare molto sulla cultura politica del PD in questa fase, sull'organizzazione, ci sono tante cose da migliorare, ma dovremo essere contemporaneamente generosi e intelligenti, perché noi dovremo costruire un nuovo centrosinistra. E quindi noi dobbiamo auspicare che Conte mantenga la linea, la guida del Movimento 5 Stelle, perché pur con tante differenze il Movimento 5 Stelle guidato da Conte è compatibile con il PD, se non fosse guidato da Conte ci sarebbero davvero tantissimi problemi. Dobbiamo rafforzare l'alleanza con i Verdi e Sinistra Italiana, e al tempo stesso abbiamo bisogno di un soggetto moderato, di centro, liberale, che oggi non c'è a causa dei personalismi che hanno diviso quel fronte, ma che può diventare determinante per vincere le prossime elezioni nazionali. Di questo dobbiamo parlare, e quindi noi dovremo avere l'intelligenza politica per far crescere anche una forza che possa competere direttamente con Forza Italia, perché non possiamo lasciare il centro alla destra. Ci sono tanti ceti produttivi, tanti moderati che non sono d'accordo e sono delusi dal governo Meloni, dobbiamo dargli un'alternativa. E quindi fare contemporaneamente tutte queste cose è complicato, però è l'unica strada possibile che abbiamo per vincere. O vogliamo tornare alle prossime elezioni politiche come abbiamo fatto nel 2022. Eravamo divisi in tre. La Meloni poteva stare a casa, io dico, con le ciabatte, aveva già vinto le elezioni. E quindi è evidente che se noi vogliamo tornare a vincere, essere alternativa di governo, gradualmente dobbiamo creare le condizioni per un nuovo centrosinistra. Di questo dobbiamo parlare. È facile? No, ma è l'unica strada possibile. E dobbiamo partire da quelle regioni che possono cambiare il clima politico. Perché in Emilia-Romagna con De Pascale abbiamo, a mio parere, grandi possibilità di confermare il buon governo di Bonaccini. In Umbria con la Proietti possiamo far tornare in un campo progressista e riformista una regione simbolo anche per il centro-sinistra storicamente. E al tempo stesso con Andrea Orlando, io mi auguro Andrea Orlando perché è la figura più forte, più autorevole che abbiamo, possiamo riprenderci la Liguria. Allora capite che se nel prossimo autunno le regionali dovessero finire 3-0 per il centro-sinistra, certo, questo certo porterebbe ad una turbolenza dentro il governo del centrodestra che non sappiamo dove ci porterà. Quindi io non credo che si andrà a votare prima del 2027, ma noi dobbiamo essere pronti. Chiaro. Perché se ci dovessero essere delle accelerazioni, noi dobbiamo essere pronti. Quindi da subito siamo al lavoro per un nuovo centrosinistra. Stasera con Renzi parlerò di questo, non di certo del suo ritorno del PD, che non vuole né lui e non vuole nessuno di noi, ma di come provare a costruire una forza di centro alleata con il PD, 5 Stelle e Verdi e Sinistra Italiana. Allora, prima di sentire due osservatori come Sinibaldi e Giubilei,